2005. Questo pilota ha militato nell'ottavo di Litro Iridata proprio l'anno seguente e poi quest'anno, come lo scorso anno, cavalcherà una moto, guarda caso una Gilera, nel motomondiale della classe 250. Alberto Fantini dovrebbe già essere pronto con una targa per salutare un po' il padrino del CIV in questo appuntamento a Verona. Arriva da Pesaro, ha il nome ucraino, lui si chiama Simone Grodzki Giorgi. Io vi lascio al centro perché è il momento della consegna di questa targa molto speciale. Le foto con Alberto Fantini, patron di Sport Promotion, e Simone Giorgi. Allora Simone, io ne approfitto mentre Alberto Fantini rientra in zona premiazioni perché, voglio dire, tu hai cavalcato già la moto nel motomondiale, sei pronto per tornare in sala alla Gilera quest'anno, ma la tua vicenda sportiva dopo le mini moto, subito visto l'impegno con il CIV, insomma. Sì, sono passato a correre nel CIV con l'Honda, ho fatto prima nel 2004 appunto una stagione con l'Honda, gestione familiare, grazie al Team Scott che ci aveva dato la moto, poi io e mio padre facevamo i meccanici e io pilota nei momenti in cui dovevamo andare in pista. Poi dopo nel 2005 appunto ho corso con l'Aprilia con il team di Mauro Noccioli e abbiamo vinto il campionato italiano, insomma è stata una bella soddisfazione per me, per il team e per tutta la mia famiglia, sicuramente. Una importante soddisfazione e anche lo spunto per crescere, per salire, per arrivare a traguardi ancora più ambiziosi e importanti. Sì, adesso diciamo sempre che è molto più blasonato il campionato spagnolo, però secondo me anche in Italia abbiamo un buon livello, le piste sono belle, cioè abbiamo Misano, Mugello, abbiamo degli appuntamenti in cui corre comunque il moto mondiale, quindi secondo me non è che dobbiamo andare sempre tanto distante a pensare. E quindi nel CIV ho imparato tante cose, secondo me è un buon campionato, fatto di gente vera, di gente appassionata, e questa è la dimostrazione che poi nessuno ti dimentica. Nessuno ti dimentica. Simone Grodzki Giorgi, pronto per il moto mondiale 250 Campatella Racing Gilera. Ciao! Allora, ora entriamo nell'attualità di questo.